Ciao da Cagliostro, ragazzi, come state? Bentornati al mio canale. Allora, oggi è un video un po' particolare. Ieri volevo fare un video, cioè il video sulle pagelle di Cittadella Catanzaro. Poi è successo, non so per chi segue il motorsport, la scomparsa di Luca Salvadori. Io era un canale che comunque seguivo tanto, mi piaceva lui, mi piace Nasco, insomma. Io seguo tanto Formula 1, MotoGP, quindi mi piace il motorsport, non solo il calcio. Quindi ieri ero un po' titubante a fare il video, non ero tanto diciamo, di mente libera, ecco. Quindi faccio ancora un saluto a Luca. Ciao Luca. Prima di partire col video, oggi parliamo di analizzare questa Serie B. Come detto, volevo fare le pagelle, ma penso che le includerò in questo video, anche perché, sono sincero ragazzi, le pagelle si salvano soltanto con Pagnon e Pittarello, gli altri sotto la sufficienza, quindi c'è poco da dire, nessuno è da bocciare, ma nessuno era da, diciamo, portare sulla sufficienza, quindi un po' così. Niente, poi ho visto comunque la giornata di ieri per com'è andata e ci sono delle cose clamorose, visto che ci stiamo, non da parte nostra, per fortuna non sto vedendo dal riscontro che mi state dando, da parte di tanti tifosi, pseudo tifosi di Catanzaro, c'è ancora tanto scetticismo nei confronti di Caserta o anche odio puro solo perché ha giocato con i Lupacchiotti. Faccio il complimento ai Lupacchiotti che hanno vinto. Bisogna vedere le cose come stanno. Siccome ci sono anche altre 19 squadre e quando si va in campo non c'è solo la nostra ma c'è anche un'altra squadra, volevo analizzare comunque com'è questa Serie B. Quindi il video durerà un po'. Allora, come se non mi ricordo, iscrivetevi al canale, questo è fondamentale, guardatelo e commentate dicendomi la vostra. Partiamo dalle sorprese, partiamo da sia sorprese negative che positive. Io ragazzi, la Sampdoria è ultima. La Sampdoria è ultima. Allora, io non sono un estimatore di Pirlo, anzi non mi è mai piaciuto come allenatore. Lo reputo peggio di Allegri per farvi capire, però non si esonera un allenatore dopo che ha fatto la preparazione. Secondo me bisogna un attimo aspettare. Poi magari Sottil troverà la quadra della situazione, ma c'è qualcosa che non va in questa squadra. Mi ricordo anche l'anno scorso partì molto, molto male. L'anno scorso c'era la scusante che veniva dalla Serie A con tutti i problemi che aveva avuto societari. Quest'anno però aveva costruito una corazzata. Io sinceramente l'avevo già vista prima. Io l'avevo già vista prima in classifica, invece si ritrova con 2 punti. Sono veramente pochi. E il Cosenza ne ha 4 per dire, ma ha anche dei punti di penalizzazione. Il Cosenza è a 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, quindi devo fargli i complimenti. Cioè, quel Dorazio e quel Cervo sono veramente forti. Comunque, e si è detto che ha fatto un gran buon mercato, lo dico con tanti. Quindi Sampdoria, se poi andate a ripescare il video che ho fatto della prediction, cioè delle robe assurde, sapevo che magari dopo qualche giornata che c'è agosto, c'è il caldo, ora c'era la sosta, pensavo che finalmente si cominciassero a delineare sotto certi aspetti le squadre. Al momento non è così. Devo dare ragione allora a tanti allenatori, fra cui Conte. È vero, non si può fare delle partite o giocare il campionato in cui i primi punti sono anche molto importanti e c'è di mezzo mercato. Gli allenatori sono veramente in difficoltà, per quello dico di aspettare anche noi con Caserta invece di dargli subito addosso. L'altra sorpresa a 3 punti con nessuna vittoria. Sono l'unica Frosinone e Sampdoria che non hanno ancora vinto. È il Frosinone di Paverini. Io, come ho detto, Vivarini è andato, mi dispiace, però è andato a cercarsi una situazione in cui era meglio che restava con noi, o andava diretto in Serie A, o andava per una squadra che effettivamente lottava per la Serie A. Invece si è trovato in una situazione in cui tutte le prime donne, tutte le prime punte, diciamo così, i primi giocatori che c'erano l'anno scorso sulle Barenacea, Brescianini, con tanti altri annessi erano fine presto e non ci sono più in Serie B. Quindi lui si è ritrovato con una squadra giovanissima, poca esperienza, da iniziare da capo. Dovrebbero dargli tempo, ma la situazione è molto critica.
ripeto, Frosinone aveva dato come priorità la salvezza. Io non me l'aspettavo, sinceramente, visto che viene dalla Serie A. Comunque male. Carrarese viene con una vittoria e poi sconfitte. Carrarese credo che trova il tempo che trova. Cosenza, come detto, sta facendo bene al momento. Vittoria Cremonese, ieri con la Samp, in questa situazione, quindi c'è da vedere. Il Bari ha trovato la sua prima vittoria, al momento infatti era partito male, vedremo cosa farà. Anche il Modena, grande campagna acquisti, Pedro Mendes, quello che vuoi, si ritrova ancora a 5 punti con la sua vittoria. Salernitana. Sì, 2 vittorie, ma anche 3 sconfitte. Si ritrova a 6 punti. Ieri ha perso in casa contro il Pisa. Quindi anche la sanità c'è da vedere. Catanzaro, siamo 13esimi a 6 punti. Pareggiamo tanto. È una vittoria mancata quella di ieri. Quella di sabato, scusate. Ripeto, secondo me un 2 sulla vittoria e un 2 sul pareggio era più giusto. Però questo è quanto. Mantova ha già fatto comunque 2 vittorie, persa in promossa, sta comunque andando bene. Palermo si sta riprendendo ora, dopo 2 vittorie consecutive, se non che se era partito male. Reggiana, 2 vittorie, 2 sconfitte, un pareggio, stiamo viaggiando lì lì. Tutte comunque in questa circola siamo, eh. Poi andiamo con Cesena. Anche lì 7 punti, 2 vittorie, una contro di lui in cui non siamo mai entrati in campo. Cremonese, io voglio fare un video sul caso Stroppa, sul caso Van de Putte, perché te mi hai tolto un giocatore che mi serviva, mi hai rotto tanto i coglioni, l'hai pagato anche poco, per quanto mi riguarda, e ora non lo usi nemmeno. Lo metti in mezzala, ma cos'è mezzala? Non è che dici le cazzate che ha giocato qui e là. Non mi ha fatto a mezzala, ha sempre giocato esterno. Nel 3-5-2 magari poteva aver fatto la mezzala, ma in un momento in Serie C è già più facile fare in Serie C. Ma io l'ho vista tutto il Catanzaro, tutto il Van de Putte in Serie C. Poco. In Serie B abbiamo visto più trequartista l'anno scorso. Tanto esterno, ma in alcune partite Viverini per soluzione tattica lo metteva anche trequartista. Non mezzala, non mezzala. Però non è solo il problema Van de Putte per la Cremonese, anche perché non sta giocando, quindi... La Cremo, alti e bassi, a volte fa grandi vittorie, a prestazioni un po' basse, un po' meh, quindi c'è da vedere. Sassuolo, ieri ha vinto contro la Carrarese, mi aspettavo anche da Sassuolo qualcosina in più, magari una sconfitta in meno. E niente, Cittadella, zitto zitto, ieri comunque si è aggiudicato un gran punto, visto che mancavano 5 titolari contro di noi, e noi, ripeto, dobbiamo vincere. Qui al momento si trova a un buon punto con 8 punti. Stesso discorso per la Juve Stabia. Sta comunque andando nel suo regno di marcia, nel suo modo di essere favorita, entusiasmo, quello che volete. Sutirol va avanti con il suo zoccolo duro, i soliti classici giocatori. Non, diciamo che io non la vedo alla lunga Sutirol che possa rimanere lì in alto. Secondo me poi si ritroverà a centro classifica perché comunque, ripeto, è sempre quel solito Sutil che compra la Serie C, non ha mai una grade tale da poter dire vado avanti. Spezia, che insieme al Pisa è l'unica che ancora non ha perso, quindi si trova con 2 vittorie, 3 pareggi ed è lì davanti. Ed è una che avevo detto che stava lì davanti. Brescia di Maranne, la fortuna è stata avere una vittoria in più invece che una sconfitta. Voi direte, grazie a cazzo. Però questo è Maranne, comunque è un allenatore competente già per la Serie A, figuriamoci in Serie B, quindi saprà il patto suo. E quindi complimenti. E io non sono sorpreso del Pisa. La prima classifica è il Pisa, appunto, con 10 gol fatti, si è subiti 3 vittorie e 2 pareggi. È l'unica che non mi ha sorpreso perché io ho grande stima di Pippo Inzaghi, è un allenatore che a me piace tanto, lo ha già dimostrato, sa come fare la Serie B, lo sa veramente come fare questa Serie B. Ho goduto quando mi ha battuto appunto la Salernitana, che l'ha preso a calci in culo quando non c'era più squadra, non c'era più società né niente l'anno scorso in Serie A. Non gli è stato dato tempo, io dissi anche in un video: lasciate Pippo Inzaghi anche per la Serie B, anche se dovesse retrocedere, perché saprà lavorare molto bene nel campionato in cui ora è messo. Però ora la sanità
Magari fa anche bene. Ma secondo me Pippo Inzaghi i playoff non li toglie nessuno quest'anno. Poi se troverà l'exploit di una Serie A, complimenti, complimenti. Il Pisa comunque viene da una buona base anche l'anno scorso di Aquilani, mi sembra arrivato nono, decimo, non ricordo. Però porta una buona base, c'è l'attaccante che ora non mi sfugge il nome, che è soprannominato lo Squalo, a me piace tantissimo. Non so se è Bonfanti, comunque. Alcuni nomi, per esempio anche in attacco, c'è questo Ante Juric che sta portando avanti il Brescia, Spendi appunto del Cesena che sta portando avanti loro. E quindi niente, il succo del discorso è tutto questo video, che il calciomercato è durato fin troppo o è iniziato troppo prima il campionato. Non si può fare campionato durante un calciomercato in cui appunto la sessione di mercato è aperta fino al 31 agosto e nel mezzo ci sono state 3 giornate in cui magari c'era un giocatore da una squadra e è passata un'altra. Tutti i colpi last minute. Comunque anche in Serie A ho visto colpi che vengono fatti l'ultima giornata e non hai modo di preparare il giocatore, non sai se è in condizione, non sai in che condizione, cioè se è già pronto mentalmente, diverse tematiche c'è da affrontare. Quindi diamo tempo, in questo caso parliamo per noi di Caserta, come dico sempre, magari riuscirà a venire qualcosa, anche perché, ripeto, bisogna salvarci, bisogna fare altro. Ragazzi, il video finisce qua. Ora, noi se non sbaglio la guardo insieme a voi. Giochiamo contro la Cremonese in casa venerdì. Vediamo un po', eh. Esatto, siamo all'anticipo praticamente di campionato di Serie B. Quindi Catanzaro Cremonese ovviamente 30. Il giorno dopo ci sarà Palermo Cesena, interessante come partita. Sampdoria su Tirol, io mi aspetto una vittoria della Sampdoria. Bellissima sfida per il primo e il secondo posto tra Pisa e Brescia. Reggiana Salernitana, Cosenza Sassuolo, Modena Juve Stabia, Spezia Carrese, Mantova Cittadella, Frosinone Bari. È un bel campionato. Io pensavo che le grandi erano già lì davanti. Magari ci arriveranno, perché un campionato, come detto, è lungo. Però me l'aspettavo già prima, con vari nomi, con vari colpi di mercato. Ma come detto, fare il mercato così alla lunga rovina un po' tutti, sia l'ambiente, sia la squadra, anche il mister stesso a fare delle scelte. Quindi vediamo. Niente, il video finisce qua. Like, visione, commentate, condividete. Ci vediamo poi giovedì o per il post partita. Magari nel pomeriggio vi faccio qualche short, visto che comunque stasera c'è la Champions e voglio seguirla anche domani. E niente, ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi, forza Acquila e forza Catanzaro.